81 anni e ancora tanta voglia di andare in scena per regalare al pubblico la sua voce. Per la prima volta al Teatro Massimo di Palermo, Placido Domingo sarà Simon Boccanegra di Verdi. È uno dei ruoli che più gli sta a cuore e che gli ha aperto le porte del repertorio baritonale. Nel pomeriggio la prima prova col coro e l'orchestra e il primo applauso dei maestri. Era il mio debutto in Sicilia. Diciamo al vivo, perché ero stato a Vicini una volta per fare il film di Cavalleria Rusticana con Zeffirelli tanti anni fa, ma a Palermo non ero mai venuto. Allora ho una grande gioia di essere qui, perché ho lavorato moltissimo col coro e con l'orchestra a Firenze e a Oman. Le ho diretto, ho cantato con loro. Allora venire alla vostra città e essere con tutti qui è una grande emozione. Un'emozione anche in questo grande teatro. È straordinario, straordinario, veramente una bellezza incredibile. Lei si è esibito in tutto il mondo, ha avuto applausi in tutto il mondo, ma oggi tornare con il pubblico dal vivo dopo 2 anni di pandemia. Speriamo che siano delle belle recite. Io sono un po' raffreddato. Adesso speriamo che passi, e ancora manca qualche giorno per la prima e poi le altre recite, e con grande gioia. La sua voglia di cantare fa sì che lei non canti più da tenore ma da baritono, perché l'importante è cantare. Più di 50 anni di carriera da tenore, mi sono reso conto che la voce ancora c'era lì, e allora faccio il repertorio di baritono e continuo. Vediamo fin quando. Lei è felice, maestro? Sono felicissimo, grazie.